questa discussione sarà ovviamente prodromica di una presentazione di progetti, di proposte, di volontà di prendere la guida del nuovo PD, che non può che avvenire attraverso poi volti, facce, cuori, persone che ci mettono la passione e che intendono rappresentare idee dentro questa nostra iniziativa e avventura comune. Tutto questo ci porterà nel mese di gennaio, quindi in tempi sufficienti per una riflessione molto approfondita, però altrettanto rapidi per far sì che questo intero percorso si termini in un timing che sia quello corretto, giusto, a gennaio, ad avere l'opportunità di appunto elaborare questo nuovo manifesto dei valori e dei principi, che sia appunto frutto di tutto questo lavoro complessivo, e di far sì che poi immediatamente dopo ci si confronti tra gli aderenti per votare i candidati, le candidate, tra gli aderenti per l'appunto, come indica il nostro statuto, un voto che farà sì che due di loro poi andranno alle primarie e queste primarie possano appunto, in una data che io ho immaginato nel 12 marzo, possa essere quello il momento finale di tutto questo percorso. Quindi una tempistica corretta, secondo me. Cominceremo con l'appello fra qualche giorno, il 7 novembre, un appello nel quale indicheremo con maggiore chiarezza quali sono appunto gli obiettivi di questo percorso, qual è la promessa e la modalità con la quale lavoreremo. Poi subito dopo, perché questo è importante quello che sto per dire, tutto quello che ho raccontato necessita di un ulteriore passaggio perché tutto venga fatto bene, perché tutto venga fatto assolutamente in modo perfetto, un ulteriore passaggio che è quello dell'assemblea, della direzione, che alla metà di novembre dovranno fare due cose fondamentali che sono essenziali. Una prima cosa, tutti insieme, votare quegli aggiustamenti di statuto che sono essenziali per fare quello che ho raccontato adesso e per rendere quindi le indicazioni che sono nel nostro statuto funzionanti ed efficaci, e per evitare che ci siano poi degli intoppi che rischiano altrimenti di esserci, ma sono aggiustamenti. E poi naturalmente il regolamento congressuale vero e proprio, che è necessario, perché il regolamento congressuale deve essere, siccome sarà, e qui insisto su questo punto, perché tutto quello che sto dicendo è importante, perché il regolamento congressuale sarà il regolamento congressuale che regolerà un congresso e una competizione della quale già oggi non sappiamo l'esito finale. E quindi il regolamento deve garantire tutti e tutte. Deve essere fatto in modo tale che tutto funzioni al meglio. E ovviamente per fare questo c'è bisogno del tempo necessario e delle consultazioni necessarie perché questo lavoro venga fatto per bene.